Signora Jean, le garantisco che non siamo qui per interrogarla. Vogliamo solo parlarle. Qualsiasi cosa la disturbi, non esiti a dirmelo, farò del mio meglio per aiutarla. Sì, se ha qualcosa da dire non tema. Il preside Yuan è una persona di buon cuore. Non ho nulla da dire. Voi siete atei. E non c'è lingua comune con noi credenti. Mi dispiace, ma non possiamo conversare. Signora Jean, la prego, non dica così. È una giornalista e io il preside di una scuola. Siamo entrambi intellettuali. In quanto tali, abbiamo qualcosa in comune. Le parlo a cuore aperto. Provo molta simpatia per lei. Lei è una persona colta, in grado di svolgere la professione rispettata di giornalista. È un traguardo invidiabile. I giornalisti sono re senza corona. E possono esercitare una grande influenza. La sua penna può rendere popolare un leader o un'azienda. Può rendere qualcuno famoso da un giorno all'altro. I giornalisti sono benvoluti da tutti i leader. A ogni livello, è d'accordo con me? I giornalisti sono persone molto in vista. Hanno frequenti contatti con i leader e grandi opportunità di fare carriera. Hanno quello che chiamiamo un punto di osservazione strategico. Se un giornalista si allea con il Partito Comunista può arrivare molto in alto. È in una posizione ancora migliore della nostra. Signora Jean, lei è una persona intelligente e colta. Non riesco a comprendere. Perché abbandonare una tale professione e scegliere di credere in Dio? Guardi ora come si trova. Invece di essere una giornalista rispettabile, ora è in prigione perché crede in Dio. Non lo trova piuttosto umiliante? Farsi arrestare e rovinare il proprio futuro per professare la fede in Dio? Non trova che sia un vero peccato? Ci ha riflettuto? Io oggi sono qui per aiutarla. Deve solo spiegarmi con chiarezza la sua fede in Dio, firmare una lettera di pentimento e promettere che non crederà più e potrà tornare a casa immediatamente, libera come l'aria. Inoltre, provvederò personalmente a riferire alla sua unità per ripristinare il suo status di giornalista e continuerò a sostenerla per garantirle un futuro promettente. Che cosa ne pensa? Signora, il preside Yuan è molto ben voluto dal governo provinciale. La sua offerta di aiuto è una vera benedizione. Deve approfittare di questa opportunità. Preside Yuan, lei è un funzionario del governo e io ho lavorato per un giornale del partito. Entrambi abbiamo le nostre esperienze. Ma in quest'epoca oscura e malvagia, dov'è la luce? Dov'è la giustizia? Come si può avere una vita che abbia un senso? Spesso mi pongo queste domande. Prima pensavo ingenuamente che avrei potuto lavorare per gli altri ed esserne la voce, agendo concretamente e puntando i riflettori su determinati problemi sociali. Ma dopo aver conosciuto quel mondo, ho capito con chiarezza che dove il Partito Comunista è al potere, tutti i media e soprattutto quelli di partito sono solo dei suoi portavoce e non hanno nulla a che vedere con il popolo. I giornalisti scrivono solo menzogne, tessono le lodi del Partito Comunista e ingannano il pubblico. Se un giornalista osa andare contro la volontà del partito e scrive la verità, parlando francamente ai lettori, viene subito punito. Rischia di perdere il lavoro, di finire in carcere o persino perdere la vita. Questo è noto a tutti nel mondo della stampa. I colleghi con una coscienza sono indignati, ma non osano parlare. Questa dura realtà mi ha lasciata addolorata e confusa. Come dice il proverbio, chi semina vento raccoglie tempesta. C'è una punizione divina per chi mente per il PCC.
Dopo aver letto la parola di Dio Onnipotente, mi sono resa conto che è la pura verità. L'incarnazione di Dio negli ultimi giorni ha l'obiettivo di purificare e salvare il genere umano, liberandolo dal peccato. È un'occasione unica di salvezza per l'umanità. Se l'uomo non accetta la verità e segue i richiami mondani del peccato, finirà per essere distrutto nella catastrofe. Quando ero giornalista, facevo cose disdicevoli per ottenere fama e prestigio, ingannando la gente per guadagnarmi da vivere. È stata la mia stessa coscienza a criticarmi. Il mio cuore era addolorato e non si dava pace. Se avessi continuato a seguire il PCC, sarei sicuramente finita tra i tormenti dell'inferno. Così ho deciso di accettare l'opera di Dio e lasciare il mio lavoro. Ho scelto di credere in Dio e di percorrere il giusto cammino. Preside Yuan, se non riconosce l'esistenza di Dio, se non comprende il significato della fede in Dio, può leggere le parole di Dio Onnipotente. Così potrà riconoscere finalmente l'esistenza di Dio e la verità. Capirà le origini e la destinazione dell'umanità. Capirà come vivere in modo da essere lodato da Dio e raggiungere una destinazione gloriosa. Signora Zhang, lei crede in Dio da poco più di 10 anni, è una neofita. Io ho vissuto più di lei e ho studiato le religioni per decenni. Posso dirle con assoluta certezza che non c'è nessun Dio a questo mondo e che non è mai esistito alcun Salvatore. L'intera questione della fede in Dio è estremamente vaga, non ha nulla di pragmatico. Siamo entrambi persone colte. Dobbiamo esaminare le cose secondo i fatti certi e la scienza. Dobbiamo credere in teorie scientifiche come il materialismo e il darwinismo. Non è d'accordo? Perché lei dovrebbe credere in Dio? Noi crediamo solo nell'ateismo e nella teoria dell'evoluzione. Deve capire che la teoria dell'evoluzione di Darwin è una delle teorie scientifiche più importanti della storia dell'umanità. Seguendo la teoria dell'evoluzione, siamo certi che tutto è stato creato dall'opera della natura. L'uomo è un prodotto accidentale del processo di evoluzione biologica naturale. L'uomo si è evoluto dalla scimmia. Questa ipotesi ha basi teoriche sufficienti a dimostrare che l'uomo non è stato creato da Dio. Le parole scritte nella Bibbia sono miti e leggende che non vanno presi sul serio. Signora Jean, le consiglio di studiare più a fondo materialismo e darwinismo. Si tratta di teorie concrete che possono chiarire i dubbi. Sono certo che, dopo averle comprese del tutto, avrà una visione più completa delle credenze religiose e abbandonerà l'illusione della fede per sempre. Solo seguendo il partito potrà avere un futuro. Il PCC è un partito ateo. Ovvio che crede in materialismo e darwinismo. Ma qual è il risultato? Molte persone rigettano e rifiutano materialismo e darwinismo. Sempre più persone accettano Dio e si rivolgono a Lui. Sempre più persone credono che la parola di Dio sia la verità. Ora il mondo ha raggiunto la fine degli ultimi giorni. L'opera di Dio ha raggiunto la sua ultima fase. Dio mostrerà a tutti il suo operato, in modo che negli ultimi giorni le persone vedano che ogni cosa in cielo e in terra è stata creata da Dio. Come dice Dio Onnipotente, quante creature vivono e si riproducono nella vasta distesa dell'universo, seguendo ripetutamente la legge della vita, rispettando un'unica regola costante. Coloro che muoiono portano con sé le storie dei vivi, e coloro che sono vivi ripetono la stessa tragica storia di coloro che sono morti. E allora il genere umano non può fare a meno di chiedersi perché viviamo, perché dobbiamo morire. Chi è al comando di questo mondo e chi ha creato questo genere umano? L'umanità è stata veramente creata da madre natura. Il genere umano ha davvero il controllo del proprio destino. Da migliaia di anni l'umanità si pone queste domande continuamente. Purtroppo, più diventa ossessionata da queste domande, più sviluppa una sorta di brama nei confronti della scienza. La scienza offre una breve gratificazione a pagamento momentaneo della carne.
ma è tutt'altro che sufficiente per liberare il genere umano dall'isolamento, dalla solitudine, dal terrore e dall'impotenza radicati nell'anima. Il genere umano usa semplicemente la conoscenza scientifica che l'occhio nudo può vedere e il cervello può comprendere per anestetizzare il proprio cuore. Ma tale conoscenza scientifica non può impedire all'umanità di esplorare i misteri. Il genere umano non sa chi è il sovrano di tutte le cose dell'universo e tantomeno conosce l'inizio e il futuro dell'umanità. Il genere umano semplicemente vive, per forza, nel mezzo di questa legge. Nessuno può evitarla e nessuno può modificarla, poiché tra tutte le cose e nei cieli esiste solamente uno che dall'eternità e in eterno detiene la sovranità su tutte le cose. Egli è colui che non è mai stato visto dall'uomo, colui che l'umanità non ha mai conosciuto, nella cui esistenza il genere umano non ha mai creduto. Ma è colui che ha soffiato l'alito nei progenitori del genere umano e ha dato vita all'umanità. Egli è colui che rifornisce e nutre il genere umano per la sua esistenza e lo guida fino al giorno d'oggi. Inoltre, solo egli è colui da cui il genere umano dipende per sopravvivere. Detiene la sovranità su tutte le cose e governa tutte le creature viventi nell'universo. Esercita il dominio sulle quattro stagioni ed è colui che suscita il vento, il gelo, la neve e la pioggia, dona il sole al genere umano e porta l'arrivo della notte. Fu lui che dispose i cieli e la terra, dando all'uomo le montagne, i laghi, i fiumi e tutte le creature viventi che in essi abitano. La sua opera è ovunque, come pure il suo potere. La sua saggezza è ovunque, come pure la sua autorità. Ognuna di queste leggi e regole è la materializzazione della sua opera e ognuna di esse svela la sua saggezza e autorità. Chi può esimersi dalla sua sovranità e chi può esonerarsi dai suoi progetti? Tutte le cose esistono sotto il suo sguardo e inoltre tutte le cose vivono sotto la sua sovranità. Le sue opere e il suo potere lasciano come unica scelta al genere umano quella di riconoscere il fatto che egli esiste veramente e detiene la sovranità su tutte le cose. Jiang Xinyi, continui a testimoniare le parole di Dio Onnipotente. Stai cercando di predicare il Vangelo anche a noi. Non capisci dove ti trovi? Il preside Yuan ha detto che non è qui per interrogarmi, ma per parlare a cuore aperto con me. Per questo ho condiviso con voi la parola di Dio. Volevo sapeste ciò che penso. Vi ho trattato da amici e ho detto ciò che avevo in mente. La cosa non vi fa piacere? Tu! Calma. Signora Jiang, io invece sono molto lieto che ci consideri degli amici. Continui pure. Sin dalla creazione del mondo Dio ha compiuto la sua opera in tre fasi. Dio ha espresso molte verità in ognuna di queste fasi. La Bibbia testimonia l'opera di Dio nell'età della legge e nell'età della grazia. Poi è apparso Dio Onnipotente e ha compiuto l'opera di giudizio, esprimendo tutte le verità per purificare e salvare l'umanità. Gran parte di esse sono contenute nel libro La parola appare nella carne. Anche se non possiamo vedere il corpo spirituale di Dio, possiamo vedere tutte le parole che egli ha pronunciato in ogni età della sua opera. Così si compiono le parole della Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Sin da quando Satana ha corrotto l'umanità, Dio ha parlato e operato per salvarla. Nell'età della legge, Dio ha operato in Israele, promulgando le leggi e i comandamenti che regolano la vita dell'uomo sulla terra. Nell'età della grazia, Dio si è incarnato come il Signore Gesù e ha compiuto l'opera di redenzione in Giudea. Negli ultimi giorni Dio Onnipotente si manifesta nella carne e compie la sua opera in Cina. La parola di Dio riportata nella Bibbia e quella nella parola appare nella carne negli ultimi giorni sono la dimostrazione che Dio parla e opera nel mondo per guidare e salvare gli uomini. Se non fosse per lo Spirito di Dio, chi potrebbe pronunciare parole così cariche di potere e autorità? L'uomo non può vedere lo Spirito di Dio, ma può udire la parola che esso esprime. Questo è sufficiente a dimostrare che lo Spirito di Dio parla e opera per guidare e salvare l'umanità. L'uomo può credere in Dio solo secondo la sua parola. Quando loda Dio con il cuore, può percepire l'opera dello Spirito Santo e l'esistenza di Dio. Voi non credete in Dio. Non avete letto la Bibbia o la sua parola. Non lo avete mai pregato. Quindi non potete percepire la sua esistenza.
Negli ultimi giorni Dio si è fatto carne come il figlio dell'uomo per parlare e operare tra la gente. Le parole pronunciate da Dio Onnipotente sono la verità piena di autorità e potere che nessun altro potrebbe esprimere. Questo dimostra che a parlare è lo Spirito di Dio che si è materializzato nella carne per manifestarsi e compiere la sua opera. Dopo aver letto il libro La parola appare nella carne, sento chiaramente che quelle parole vengono da Dio. È Dio che ha parlato all'umanità, così ho accettato Dio Onnipotente. Dopo aver sperimentato l'opera di Dio per oltre 10 anni, ho sentito l'autorità e il potere della parola di Dio e ho ricevuto la rivelazione dello Spirito Santo. Ho visto il magnifico operato di Dio nel mio cuore. L'autorità, il potere, l'onnipotenza e il dominio di Dio sono reali. Si può dire che chiunque abbia un cuore e uno spirito può cogliere la realtà dell'esistenza di Dio e il suo dominio su ogni cosa, osservando tutte le cose che ha creato e tutte le verità che ha espresso. Il Signore Gesù disse: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Dio Onnipotente dice: «Cielo e terra potranno passare, ma nemmeno una lettera o un tratto di ciò che dico passeranno mai». Il fatto che ogni profezia e ogni parola di Dio si stia compiendo e realizzando ci dimostra che solo la parola di Dio è la verità. L'intera umanità deve riconoscere l'onnipotenza e il dominio di Dio. Signora Jean, ciò che dice è in effetti giusto e ragionevole. Ma io non ho visto Dio, non ho visto come Egli opera, né come domina il mondo. Per me è difficile riconoscere e accettare Dio. Dall'alto dei tanti anni di studio delle fedi religiose, ritengo che esse siano unicamente un nutrimento per lo spirito, un modo per riempire un vuoto spirituale dell'umanità. Anche tutti quelli che credono in Dio muoiono, no? Ma nessuno sa chi sia andato in paradiso e chi all'inferno. Per me, tutte le fedi religiose sono vaghe e poco realistiche. Con lo sviluppo scientifico e il progresso umano, probabilmente tutte le fedi verranno abbandonate ed eliminate. Dobbiamo credere nella scienza. Soltanto la scienza è la verità e la realtà. E nessuno al mondo può negarlo. Anche se la scienza non ha dimostrato la non esistenza di Dio, non ne ha neppure riscontrato l'esistenza. Se la scienza riuscirà a determinare che Dio esiste e che domina ogni cosa, allora anche noi ci crederemo. Noi comunisti crediamo solamente nella scienza. Solo credendo nella scienza e sviluppandola, le società umane continueranno a progredire. La scienza può risolvere molti problemi delle società umane. Cosa fa la fede in Dio per le persone? A parte un temporaneo conforto spirituale, cosa può dare loro? Non risolve alcun problema pratico. Per questo, credere nella scienza è molto più realistico che credere in Dio. Noi dobbiamo credere nella scienza. Preside Yuan, l'ateismo difende la scienza sopra ogni altra cosa, fino al punto di vederla come l'unica verità, come l'unica fede. Se la scienza fosse la verità, perché tante teorie scientifiche vengono confutate e rigettate poco dopo essere state formulate? Questo dimostra che la scienza non è affatto la verità. Può risolvere i problemi più reali delle società umane. La scienza può cancellare la corruzione. Può eliminare l'oscurità e il male nel mondo. Può far conoscere Dio agli uomini. La scienza può portare felicità e pace all'umanità. Ora che la scienza ha raggiunto il suo apice, che conseguenze abbiamo? La scienza non ha portato pace e felicità agli uomini, anzi, ha portato guerre e disastri che minacciano di distruggere l'umanità. L'ambiente è stato distrutto. I cibi biologici e naturali stanno sparendo. Non è forse così? Lo sviluppo della scienza ha portato gli uomini a credere sempre di più in essa, a rinnegare e a resistere a Dio, e ha portato a crescenti catastrofi in tutto il mondo. Come dice Dio Onnipotente,
Da quando l'uomo ha cominciato ad avere le scienze sociali, la sua mente è stata occupata dalla scienza e dalla conoscenza. Quindi la scienza e la conoscenza sono divenute strumenti per governare l'umanità. E per l'uomo non vi è stato più spazio sufficiente per venerare Dio, né ci sono più state le condizioni favorevoli per venerare Dio. La posizione di Dio è precipitata ancora più in basso nel cuore dell'uomo. Un mondo nel cuore dell'uomo in cui non ci sia posto per Dio è un mondo tetro, disperatamente vuoto. Scienza, conoscenza, libertà, democrazia, piacere, comodità non sono che temporanei palliativi. Anche con queste cose l'uomo inevitabilmente peccherà e deprecherà le ingiustizie della società. Queste cose non possono placare la bramosia e il desiderio dell'uomo di esplorare, poiché l'uomo è stato plasmato da Dio. E i sacrifici e le esplorazioni prive di senso compiuti dall'uomo non possono che generare ulteriore angoscia. L'uomo vivrà in un incessante stato di paura. Non saprà come affrontare il futuro dell'umanità, né come affrontare il cammino che gli si prospetta. L'uomo giungerà persino a temere scienza e conoscenza, e ancor di più a temere la sensazione di vuoto che avverte dentro di sé se le popolazioni di un paese o di una nazione non sono in grado di ricevere la salvezza e la cura di Dio. Tale paese e nazione calcherà il sentiero che conduce alla rovina verso le tenebre e verrà annientato da Dio. Quando l'uomo sostiene e crede nella scienza, rifiuta naturalmente la verità e Dio. A cosa può portare tutto questo? L'uomo che crede nella scienza rifiuta naturalmente di accettare l'opera e la salvezza di Dio, arrivando persino a resistergli. Quando l'uomo abbandona Dio, non ha più spazio per lui nel suo cuore e non riceve più la sua benedizione. Ora l'umanità sostiene la scienza, sostiene il male e segue mode mondane, ampliando sempre di più il divario tra umanità e Dio. Tutto il mondo sta diventando sempre più oscuro e maligno e si oppone sempre di più a Dio. Gli scontri e le guerre sempre più frequenti tra gli uomini hanno portato ogni genere di disastro all'umanità. Preside Yuan crede che la scienza possa salvare l'umanità dal male e dal peccato. La scienza può far sì che gli uomini sfuggano alla catastrofe negli ultimi giorni, può condurre l'uomo verso una buona destinazione. La scienza non può risolvere molti problemi sull'esito e la destinazione dell'umanità. Questo dimostra che la scienza non è la verità, perché non può salvare gli uomini. L'espressione della verità da parte di Dio negli ultimi giorni rappresenta la salvezza dell'umanità. Se l'umanità può ricevere il giudizio e la purificazione di Dio Onnipotente, allora può ricevere la protezione di Dio nella catastrofe e sopravvivere per accedere al regno di Dio. Questa è la promessa di Dio. Che l'uomo accetti o creda nella parola di Dio o meno, potrà vedere il compimento della parola di Dio alla fine della catastrofe. Ma allora sarà troppo tardi per pentirsi.